Buongiorno, mi chiamo Mazzoni Filippo, lavoro per Faema. Oggi siamo ospiti della Bazzara Academy e siamo qui con la E71 che è l'ultima nata di Faema. Nel particolare siamo qui proprio con la E71E che è, diciamo, la seconda versione di E71 nata dopo la Mainstream. Vediamo un po' dal punto di vista tecnico come è fatta questa macchina. È una macchina multiboiler, abbiamo quindi nella parte posteriore della macchina la nostra caldaia servizi in acciaio inox, 7 litri, estremamente potente grazie anche alla nostra tecnologia Smart Boiler. E poi abbiamo per ogni gruppo un boiler indipendente. Questo boiler chiaramente è pieno d'acqua, abbiamo una capacità di 0,6 litri per 1300 watt e questo boiler è in grado di garantire una stabilità termica proprio secondo gli standard VBC. Il sistema è anche equipaggiato, come per la Mainstream, della tecnologia GTI, quindi gruppi termocontrollati con sistema di infusione. Questo sistema di infusione lavora, diciamo, unendo due fasi diverse in un'unica fase di infusione. La prima fase l'abbiamo chiamata blooming e la seconda fase invece pre-infusione. La somma di queste due fasi vanno a dare proprio il tempo di infusione totale. La fase di blooming è caratterizzata da alta portata, quindi è una fase nella quale tendiamo a saturare in maniera rapida il pannello di caffè. Possiamo scegliere dei blooming parziali o dei blooming più profondi. Finita questa fase di blooming, che si realizza in un secondo e mezzo, due, dipende proprio dal settaggio, incomincia la fase di preinfusione. Durante la fase di preinfusione la macchina lavora spingendo acqua con una portata bassissima. Questo cosa fa? Non fa altro che permetterci di sviluppare il tempo. Quindi noi abbiamo una fase in cui decidiamo quanto bagnare e un'altra fase in cui decidiamo per quanto tempo vogliamo che quest'acqua permanga sul pannello di caffè, producendo gli effetti di cui parleremo a breve. Pertanto, ecco, pensiamo proprio di avere creato un sistema di preinfusione estremamente flessibile, estremamente efficiente, perché capite bene che potendo controllare questi due parametri io posso decidere di fare una preinfusione superficiale, applicarla per poco tempo o applicarla per tanto tempo, oppure posso fare una preinfusione profonda, applicarla per un tempo ridotto, oppure applicarla nuovamente per molto tempo. Quindi possiamo veramente fare quello che vogliamo con questa fase di infusione. Sappiamo che è una fase fondamentale nell'estrazione espresso, in cui il pannello di caffè, diciamo, viene preparato all'attraversamento dell'acqua sotto pressione, ed è una fase in cui abbiamo anche la possibilità di interagire proprio con risultato sensoriale in tazza. La nostra esperienza ci dice che generalmente con preinfusioni parziali, quindi blooming parziali, applicati per un tempo ridotto, noi tendiamo a restituire in tazza tutta l'acidità che ha il nostro caffè e tendiamo a anche favorire i sentori fruttati, diciamo il panorama enzimatico, no? Che possiamo avere in un dato caffè. Man mano che invece provochiamo un blooming più profondo e lo applichiamo per più tempo, cosa succede? Vediamo che la nostra acidità tende a ridursi, abbiamo una tazza generalmente più smooth, quindi più rotonda, diciamo, e abbiamo anche un incremento spesso della corposità e anche il panorama, diciamo, olfattivo tende a spostarsi da quelli che abbiamo definito come enzimatici verso un panorama più legato ai cosiddetti brown sugar, quindi frutta secca, cioccolato, pan tostato. E diciamo, questo sistema proprio ci permette, con questa flessibilità, di andare proprio a centrare in termini di estrazione la nostra materia prima, che era il caffè. È un sistema che ci sta dando molte soddisfazioni e devo dire che le persone che la provano proprio mi dicono che in termini di performance di estrazione la macchina è estremamente efficace. Cosa possiamo aggiungere? Su questa macchina abbiamo lavorato un po' sull'ergonomia, quindi abbiamo fatto questi pannelli di controllo con questi tasti grandi, ben visibili, superficie inclinata, abbiamo anche un piccolo display OLED che ci dà le informazioni principali.
Abbiamo cercato di mantenere alto il pannello di controllo in maniera tale da avere visibilità sull'innesto del portafiltro, questo per una ragione di ergonomia. Abbiamo lavorato su questi tubi vapore, li abbiamo resi molto lunghi, ergonomici, tra l'altro sono tubi freddi. Questi tubi vapore ci permettono proprio di lavorare con un bricco piccolo, di dimensioni normali, oppure di andare a lavorare con bricchi molto più capienti, fino ad arrivare anche al litro senza nessun problema grazie alla lunghezza. Il rubinetto vapore lavora su più posizioni, abbiamo una posizione di purge, poi abbiamo la posizione di erogazione vapore su due livelli, 50 e 100% del flusso. E poi abbiamo anche il sistema di acqua calda che è regolabile, è su tre tasti con tre diverse temperature e telescopico quando appunto dobbiamo erogare direttamente in tazza un certo quantitativo d'acqua. Diciamo opzionali è anche possibile avere questi portafiltri, sono portafiltri in acciaio inox sui quali diciamo abbiamo lavorato su vari aspetti, tra cui anche questo beccuccio molto particolare che noi definiamo micrometrico in quanto ha proprio la capacità di dividere in maniera insomma molto precisa diciamo i due caffè, i due shot diciamo nelle due tazze. E penso come di avervi raccontato un po' gli elementi principali di questa macchina, forse stavo dimenticando anche la possibilità di regolare la pompa dall'esterno, questa diciamo è una caratteristica che alcuni baristi amano perché il settaggio della pressione durante la fase di erogazione diventa proprio un settaggio qualitativo, cioè mirato ad ottenere il miglior risultato in tazza possibile. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo videoclip e alla prossima volta.